Dimmi quando possiamo partire. Ok. Simona. Io esco. Esco, sì. Ma Tolgo io. perché Simon, vuoi restare? Si vuole entrare, vuole entrare. Dovremmo essere entrati. Dammi il via, Franco. Vai, 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 vai. Buonasera, eccoci giunti all'ultimo Sono qua. appuntamento con il Maggio dei Libri. E questa sera avremo modo di presentare, di parlare di Adele Cambria, pioniera del giornalismo italiano, nasce a Reggio Calabria nel 1931. Muore a Roma il 5 novembre del 2015. Il suo motto da giornalista era "Vado a vedere". A Rossella Scherli rilasciò un'intervista in presenza e oggi cogliamo l'occasione per ricordarla parlando della sua ultima opera, Il viaggio con la zia, un libro storico-pedagogico che ci prende per mano e ci conduce lungo le coste ioniche della Sicilia e della Calabria, alla scoperta di quella che fu un tempo la Magna Grecia. Oltre a Rossella Scherra, abbiamo con noi Franco Arcidiaco, noto editore, e Antonella Cuzzocrea, e proviamo a percorrere insieme questo viaggio con la zia, insieme ad Adele Cambria. A te la parola, Rossella. Buon pomeriggio a tutti, è un vero piacere poter ricordare stasera Adele Cambria. Cosimo, eri presente anche tu a quella intervista, fu veramente emozionante. Questa donna, dalla Costituzione minuta, giganteggiava su quel divanetto, lì nel chiostro di Gerace in occasione della Fiera del Libro, organizzata proprio grazie anche a Franco e ad Antonella. Ci raccontò tantissime cose, degli episodi straordinari. La domanda che forse ci ha divertito di più, la risposta che ha dato quando le chiesi di raccontarci qualcosa di Oriana Fallaci, e lei rispose: "Non posso che dirne male". Al di là di questo, tornando al libro che presentiamo stasera, è la prima volta che ho letto qualcosa scritto da Adele. La freschezza della narrazione prende in ogni pagina. La bellezza dell'argomento, il mito, sviscerato in maniera frizzante, con gli intermezzi di episodi con queste nipotine che lei porta in questo viaggio alla scoperta del femminile. Infatti lo dichiara immediatamente il primo capitolo. Che tipo di viaggio sarà? Faremo le entronaute. Ci immergeremo nel mare della storia sconosciuta delle donne, viaggiando per l'Italia. Cominceremo dalla Magna Grecia. Ma adesso vorrei chiedere a Franco, che ha avuto il merito di pubblicare questo, non saprei neanche come definirlo, perché viene presentato un po' come romanzo, ma ecco, giustamente è un romanzo pedagogico, come ha detto Cosimo Pellegrino, che è rimasto nel cassetto tantissimi anni. Franco, ci racconti un po' com'è stato il tuo incontro con Adele e come è venuta fuori poi la decisione di pubblicare questo testo? Allora, buonasera a tutti. Beh, io intanto devo rendere merito a chi ce l'ha più di me, perché in realtà la pubblicazione, sì, la mia conoscenza con Adele sicuramente risale a tempi remoti, però il merito della pubblicazione va alle donne della casa editrice, che sono Antonella, mia moglie principalmente, e poi l'allora nostra principale collaboratrice, che era Oriana Schembari, la quale addirittura
per l'editing di questo libro si trasferì per una settimana a casa di Adele Cambria, e lei stessa riconosce ancora oggi che forse è stata la settimana più entusiasmante della sua vita, perché Adele era un personaggio straordinario, come bene hai detto tu, e quella serata a Gerace è rimasta memorabile per tanti altri aspetti, ma soprattutto per questo. E Adele era una che non le mandava a dire, era una che era apprezzata da tutti. Le sue famose 9,5 presenze in altrettanti giornali illustri e importanti, cioè voglio dire non illustri, importanti, dall'Europeo a Paese Sera fino alla famosa direzione di Lotta Continua. E, insomma, sono state veramente la dimostrazione del grandissimo suo valore e di quanto però potesse risultare scomoda per le redazioni e per i direttori dei giornali che ospitavano i suoi articoli. Era Adele, io ho avuto modo di frequentarla da tantissimi anni, addirittura anche durante la rivolta di Reggio, quando io ero giovanissimo, lei aveva naturalmente qualche anno in più di me, ma sì, perché insomma ci sono quasi 20 anni di differenza, però io me la ricordo perfettamente quando lei arrivò a Reggio durante la rivolta, e fu in coincidenza con la presenza a Reggio anche di Adriano Sofri, che praticamente aveva tentato, voglio dire, di dare una svolta a questa rivolta che stranamente, essendo una rivolta popolare, era andata a finire nelle mani della destra, proprio perché il PC l'aveva completamente snobbata e ignorata. Allora personaggi come Adriano e come Adele Cambria ne intuirono invece l'anima popolare. Adele tra l'altro conosceva bene la situazione e tentarono di dare una svolta e di imprimere una svolta, tentativo che purtroppo però non riuscì. Adele, se io la dovessi definire politicamente, non era sicuramente una comunista né una impegnata politicamente. La sua grande battaglia era la battaglia per l'emancipazione delle donne, era quello il suo principale obiettivo politico, e per questo lei profondeva tutto il massimo impegno, fino a rischio anche, voglio dire, di dell'aggressione, del carcere, insomma lei ne ha passate veramente tante, ma ne ha superate veramente tante. Quindi poi, voglio dire, è stato emblematico anche nella sua carriera, quando lei ha diretto Lotta Continua, lei praticamente era lontana anni luce dalla posizione di Lotta Continua, però lo fece proprio per dare una dimostrazione che è appunto di libertà e di indipendenza, perché siccome all'epoca c'è ancora oggi, per dirigere un giornale era necessario appunto che il direttore fosse iscritto all'ordine dei giornalisti, come ancora oggi, e Lotta Continua non lo voleva dirigere nessuno, perché era un giornale scomodo. Tra l'altro è successo poi proprio durante la direzione di Adele Cambria che ci fu il famoso articolo di Lotta Continua che, non dico rivendicava, però quasi giustificava l'omicidio del commissario Calabresi. E lei lì fu coraggiosissima, perché lei a quel punto decise di dare le dimissioni, perché non sopportava appunto di sostenere una tesi del genere, però nello stesso tempo disse: io continuerò a dirigere il giornale fin quando voi non avrete trovato qualcuno che vi consenta di andare in edicola tutti i giorni lo stesso, perché comunque il diritto di andare in edicola lei assolutamente lo voleva difendere. Ecco per dire qual era il personaggio. Grazie. Prego. E allora, visto che è stata Antonella, pare, la principale responsabile di questa pubblicazione, raccontaci un po' tu quali furono i pregressi di questo romanzo? Perché Adele l'ha tenuto tanti anni nel cassetto. Buonasera, ciao Rossella, ciao a tutti.
e grazie dell'invito. Soprattutto grazie perché mi fate parlare di Adele che, come sempre accade con le persone che hanno un certo caratterino, si dice, no? E all'interno di questa parola tu includi comunque una buona dose di intelligenza, una buona dose di caparbietà, insomma, il famoso quando si dice hai carattere, come dire, lo si usa in termini diversi per gli uomini e per le donne, ma insomma, Adele era una donna assolutamente di carattere. Quindi mi fa piacere parlare di lei perché ogni volta l'incontro con lei era che gli uscivi fuori un poco sudata e un poco, come dire, acciaccata, sempre per cose straordinarie, ma ovviamente essendo lei una donna molto caparbia, si impuntava su determinate cose. Per cui, intorno a questo libro, che poi peraltro lei aveva già nel cassetto da parecchio, perché ripeteva sempre che poi alla fine, oltre, era una giornalista chiaramente, quindi sai, la differenza tra giornalista e scrittrice, lei l'ha sempre vissuta un po' male, perché diceva sempre, sono calata da 40 anni in questo mestiere, qualora volessi scrivere e soprattutto volessi scrivere un romanzo, che ci ho dentro un cassetto da tanto tempo, alla fine è sempre una giornalista che scrive e non è mai una scrittrice, quindi soffriva parecchio di questo. Però era anche vero che lei voleva in ogni caso scrivere un romanzo che fosse quasi, questo col senno di poi, ma insomma anche lei pensava a questo, un testamento che partiva dalle origini della sua, dalle origini di nascita e comunque da un luogo ben preciso che, come avete capito tutti, insomma, è il luogo, è la Calabria, quindi il luogo della nascita dei miti. E quindi per lei era importante, come dire, coltivare e scrivere un romanzo di questo genere, ma scriverlo nel tempo. Infatti ci è voluto parecchio tempo e quello che dice Franco è vero perché Oriana si trasferì e in questo caso non ebbe nessun dubbio a trasferirsi a casa di Adele. Vi dico solo che Adele abitava in via dei Pettinari, nel pieno della Roma più bella, della Giubbonari, Pettinari, in quella zona, insomma. E la sua casa era una casa bellissima, piena di sole, ed era divisa in due parti. La parte, così, voglio dire, quotidiana, che lei sì, insomma, non aveva nessun vezzo, nessun arredo particolare. E poi tutta una parte che era tutta la sua biblioteca, che si percorreva per corridoi, e il suo studio. Per cui lei, quando decideva di scrivere qualcosa, vedi per esempio quei libri anche sui suoi viaggi, uno è Istanbul e l'altra è Siviglia, lei letteralmente si introduceva nella biblioteca e calava giù a terra tutti i libri del mondo che narrassero, parlassero di quell'argomento. E quindi per mesi, forse per anni, continuava a tenere a terra e comunque disponibili tutti questi libri. Quindi quando allora andò Oriana e poi tante altre volte anche noi, la bellezza era proprio questa, cioè tu partivi da un'idea e poi andavi a raccogliere altri 3-4 libri che, pur trattando lo stesso argomento, ti portavano in altissimi. Insomma, voglio dire, avete presente quando Umberto Eco racconta ci immergiamo nei boschi narrativi? Ecco, lì c'era proprio un'immersione totale di noi dentro i racconti e dentro tutti i libri. E cosicché il scamotaggio qual è? Chiaro, per forza doveva essere quello del viaggio. Del viaggio di una donna più anziana, di una maestra, e insieme con altre due donne, perché questa era la cifra di Adele. Poi lei però in effetti non è che avesse fatto una scelta obbligata in questo senso, però in quel caso era appunto di due donne, di due nipotine, che sono ovviamente figlie della loro epoca, parliamo degli anni 90, e quindi lei le attira dicendo andiamo a fare un viaggio nei luoghi dove io sono nata,
e anche in posti di mare, il viaggio si svolge d'estate, quindi posti attraenti, belli, e lì poi via via vi racconto delle storie, che voglio dire, è la narrazione dal tempo dei miti. Sedetevi intorno a un luogo, intorno a un fuoco, intorno a un braciere, e da lì poi parte tutta una narrazione che a te sembra slegata, a te ragazzina sembra slegata, sembra non pertinente, però poi alla fine di questo viaggio te la ricordi perfettamente, oppure te la ricordi anche dopo anni. E così avviene, secondo me, in questo libro, e ha ragione Rossella a dire che è un libro freschissimo, perché lì poi c'è, come dire, la giornalista, ob tortocollo, però c'è il grande mestiere, cioè di chi va direttamente alla parola giusta, di chi riesce a dipingere, come dire, in maniera eccellente degli affreschi, di chi ti narra la Ionica, la Sicilia, Locri. Adesso io guardo il libro da Locri a Reggio, in Sicilia ovviamente con il mito di Core, quindi di Persefone, il mito che comunque esiste anche da noi nelle zone di Bova con la processione delle pupazze, di nuovo in Calabria, a Caulonia, un luogo mitico, le Amazzoni, la famosa Amazzone che scappò e che naufragò sulle coste di Caulonia, Capocolonna. Quindi voglio dire, tutto un panorama che ti permette di raccontare delle storie antichissime, ma che poi sono attuali. Ovviamente Il viaggio con la zia è anche un titolo pertinente, perché era un film e insieme anche un famoso romanzo di Graham Greene. Lei questo lo ripeteva sempre, ci diceva: ma lo dobbiamo scrivere questo titolo, lo cambiamo, che facciamo? Graham Greene scrisse proprio un romanzo, In viaggio con la zia, e poi la riduzione in film di tanti anni fa, credo che siano almeno 30 anni fa, era con la famosa attrice che tutti noi conosciamo, Maggie Smith, assolutamente British, eccetera. Però anche lì poi una volta abbiamo avuto modo, perché con lei si dialogava continuamente quando veniva a Reggio e negli ultimi anni veniva spesso, e Maggie Smith è quella che poi diventa, e anche nel viaggio della zia anche lì il plot è quello, cioè di una anziana zia che ospita e poi fa un viaggio con il nipote. Maggie Smith è l'attrice famosa che tutti voi conoscete, la zia un po', come dire, inquadrata, cerbera e poco disponibile nella camera con vista di Ivory. E anche lì bellissimo, perché questo viaggio alla fine comunque torna sempre in Italia, no? Quindi anche nel romanzo originario, e quindi anche nella interpretazione di Maggie Smith, torniamo in Italia. Adele poi, da un punto di vista caratteriale, quindi anche come amica, è veramente piena zeppa di incontri bellissimi, di racconti. E io in questi giorni, quando ci ripensavo a tutte le volte che ci siamo visti e a tutte le volte che siamo stati insieme, c'era sempre questo, come dire, conflitto amichevole tra di noi, no? Perché evidentemente aveva visto in me una persona parecchio testarda. E allora ho ricevuto da lei uno scomplimento, che io ritengo un grande complimento, ma era uno scomplimento, come dire, molto educato, perché Adele, insomma, per chi l'ha conosciuta, la potete anche, insomma, vedere nelle numerose interviste che ci sono, era, anzi, lei si definiva, ed era felicissima, perché diceva sempre: mi definiscono la Venere tascabile, ed è un complimento che mi piace da morire. Dall'alto del suo 1,50 m, con questi occhi fari, no? Degli occhi enormi, verde, blu, stupendi. E quindi quando parlavamo, e alcune volte non eravamo d'accordo, proprio in fase di editing del libro, insomma, le varie fasi per costruire, per mandare in stampa un libro, a un certo punto lei mi disse: tu sei molto, certe volte sei così antipatica e così testarda, sei come Elsa Morante. Io ho eliminato tutte le altre cose e mi sono tenuta l'Elsa Morante
incorniciato come scomplimento di Adele Gabriele. Grazie Antonella. Adele Gabriele. Scusa? Ecco, ora vi vedo. Adele Cambria, tu hai citato Elsa Morante, un altro dei grandi personaggi che ha conosciuto, ma lei è stata molto, molto, molto amica di Pasolini. Anche in quella famosa intervista ci raccontò di quando lui le propose la parte di Nannina nell'Accattone e lei gli telefonò irritatissima, dice: come ti sei permesso di propormi questa parte a me che sono così diversa, un intellettuale? Poi evidentemente la bellezza del personaggio. Sì, lei ci teneva tanto, ci teneva tanto al fatto che intanto lei Pasolini, allora è bellissimo perché lei in pratica è veramente la parabola della cocciutaggine e di una persona assolutamente volitiva, cioè lei ha abbandonato Reggio giovanissima facendo delle cose per poter lasciare Reggio all'interno di una famiglia assolutamente chiusa e borghese come tutte le famiglie a quell'epoca, diciamo, benestanti di Reggio. Lei disse: che cosa vogliono da me? La laurea? Bene, mi vado a laureare, giovanissima, a 23 anni era già laureata in giurisprudenza e non gliela fregava niente, diciamo, ma siccome in tutta la sua famiglia erano laureati, avvocati laureati in giurisprudenza, lei fece tutto questo, si laureò a Messina e dopodiché disse: ok, ho fatto quello che avete voluto, adesso vado, parto, voglio fare quello che mi piace fare. Quindi quando lei arrivò a Roma, lei lo dice con una naturalezza, magari oggi ci fossero persone così, e ha detto: io sono arrivata proprio ignorante, laureata ignorante, cioè no, del mondo, di quello che era il milieu culturale dell'Italia, che allora, grazie a Dio, insomma, era abbastanza, come dire, effervescente e anche abbastanza importante. Lei non ne sapeva nulla, era una ragazzina di 23 anni, dotata di, appunto, di questa grande di questa grande curiosità. Lei Pasolini non aveva idea e glielo fece conoscere Goffredo Parisi, che gli disse un giorno, gli disse: ti porto a conoscere un amico, voglio, appunto, te lo voglio fare conoscere. Anche lui era giovane, insomma, credo che fossero, non dico coetanei, ma insomma certamente di qualche anno di differenza. E lei, come al solito, curiosissima, partì con lui e andò appunto a questo primo incontro con Paolo Pasolini. Poi da lì nacque una grande amicizia, perché Pasolini girò pure i comizi d'amore all'interno proprio sul racconto dei rapporti tra uomini, donne, gli innamoramenti, le donne del sud come sono rispetto alle donne del nord, all'interno del quale c'era anche la Camilla Cederna, per esempio, e altre. Adriana Asti, cioè lei si è collocata ragazzina e donna del sud con determinati insegnamenti che poi alla fine non è che li avesse mai abbiurati, e si trovò ad essere insieme a Loriana che tu nominavi, alla Camilla Cederna, alla Dacia Maraini che poi venne dopo, una delle maggiori giornaliste e commentatrici del panorama rosa italiano, che era ovviamente abbastanza, come dire, effervescente, cioè lì veramente ti facevi le ossa a scrivere, a narrare di cose. Se ti ricordi, in quell'intervista lei disse che odiava Oriana perché Oriana gli combinò un gran tranello alla nascita, quando andarono al Principato di Monaco, alla nascita dell'erede, del figlio di, insomma, alla nascita del figlio di Greschelli, erede al Principato di Monaco. Quindi lei non se le teneva proprio. Nel contempo, però, se posso, poi magari mi fermo perché è giusto che parlino pure gli altri, lei non ha mai, e questo l'ho sempre ammirata, non ha mai, mai abbandonato quell'attratto di femminilità, di delicatezza, anche nel modo di vestire, della ricerca spasmodica, direi, straordinaria, di vestire colorata. Cioè lei è sempre stata una donna, come direbbero a Milano, a modino, cioè non sbagliava mai il dress code, come si dice oggi. Se voi andate su varie le teche Rai,
l'8 marzo in generale, come ancora oggi, alla RAI, insomma, intervista donne, celebra, parla della giornata dell'8 marzo. Lei si presentò una volta a un'intervista a Marzullo, quindi quella trasmissione che facevano, se vi ricordate, dopo mezzanotte, adesso non mi ricordo il titolo, 8 marzo si presentò con uno sfavillante vestito a pois rosa shocking, con le scarpe rosa shocking, molto elegante, a parlare di femminismo, ma cioè a tenere a bada Marzullo, e a un certo punto a dirgli in faccia: quasi mi sono pentita che lei mi abbia invitato, e delle domande un po' cretinette che mi sta facendo. Tipo, per esempio, Marzullo ebbe un tonfo totale perché gli disse: ma chi è suo marito? Lo conosco, cioè il marito di Adele. Benché il loro matrimonio fosse durato poco, ma insomma sono stati compagni di viaggio e di giornalismo, era Bernardo Valli, voglio dire, uno dei più grandi inviati di guerra e di politica internazionale su Repubblica, Corriere della Sera, insomma un grandissimo, da cui poi Adele ebbe due figli maschi. E anche lì poi si può aprire un'altra parentesi, perché lei raccontava molto di questa storia. Quindi, per dirti che lei non ha mai ridotto anche la sua appartenenza a quel genere di femminismo a cui ovviamente che ho vissuto anch'io, però io già più ragazzina di lei ci tenevo molto a un vestito che rappresentasse un modo di lottare e di essere contro. Lei aveva già raggiunto invece questa maturità, cioè il femminismo si raggiunge sullo studio, sui fatti, sulla difesa della libertà di parola, sulla difesa della donna nella sua collocazione all'interno del mondo del lavoro, cioè tutti elementi che noi purtroppo oggi abbiamo perso. E questo, permettetemi di essere un po' scorretta, cioè in questo scimmiottare solo con determinate frasi quello che è una lotta, che è una battaglia che forse è la più importante degli anni 70, proprio quella del femminismo. Quindi Adele ci stava tutta, e quando parlavi con lei non era una che aveva dei preconcetti iniziali, perché per esempio lei, ho sentito degli episodi anche di fronte a dei begli uomini, lei non si tratteneva proprio, cioè voglio dire, e viveva la vita con una gioia, e per quello che adesso Franco poi mi aiuterà, perché io sono in un altro luogo. Lei era amica molto di Goliarda Sapienza, che spero che voi conosciate, insomma, una scrittrice che diventò famosa alla fine della sua vita, pubblicata in Francia piuttosto che in Italia, con l'inno alla gioia. E lei era molto amica. Sono uscite di recente un libro che racconta, che raccoglie le lettere inviate a Goliarda Sapienza. Ci sono due lettere di Adele che già da solo leggendole noterete che si vede chiaramente che Adele era una che riusciva a scrivere di un romanzo che nessuno aveva apprezzato con un coraggio, dicendo: no, attenzione, rileggiamolo insieme. Questo libro, secondo me, ha delle peculiarità, ha delle cose che bisogna invece. Ecco, era una donna di genio, era una donna di intuito, era una donna che comunque, anche lei, insomma, ha sofferto parecchio. Ma questo credo che in questo libro, In viaggio con la zia, cioè, come dice Rossella, la freschezza, ma insieme la gioia di dare e di consegnare alle giovani nipoti un'idea di mondo che è il mondo che ci appartiene, nonostante tutto, cioè il mondo narrato prima di noi, e che secondo me è chi sta all'interno di libri, di lavoro e di parole. La parola è una parola che si, come dire, pietra che si perpetua e si ritrova continuamente, e gira intorno alle nostre vite. Grazie Antonella, sì, tu hai citato un romanzo bellissimo, L'arte della gioia, un romanzo, io non ricordo l'anno in cui è stato pubblicato, ma un romanzo coraggioso perché affrontava delle tematiche che insomma nei romanzi
non si poteva. Io ho notato una cosa, proprio a confermare quello che dicevi tu di Adele, la modernità di Adele nel concepire il femminismo. Adele, negli atti, dimostrava quello che è stato poi un concetto a cui il femminismo è arrivato dopo. Prima il femminismo parlava solo ed esclusivamente di parità. Si è arrivati molto tardi a parlare di parità nella diversità. Invece Adele questo principio lo ha incarnato da subito, proprio non rinunciando a quei tratti tipici dell'essere donna che ci contraddistinguono rispetto all'essere uomo. Infatti lei questo lo ribadì anche durante quell'intervista alla domanda di una giovane giornalista che le facevano dai, cioè, cosa ne pensa? Del fatto che le donne scimmiottino un po', no? Il modo di fare maschile per diventare, cioè per sentirsi alla pari. E lei rispose che, parlando proprio di questo concetto portato avanti da un gruppo di studiose, di scienziate che si riunivano a Milano, in non ricordo quale bar, per portare avanti questo nuovo tipo di affermazione della donna secondo quelle che sono le proprie caratteristiche. E nel romanzo è presente questo, è presente un modo di concepire la femminilità con tutte quelle delicatezze che appartengono anche a un modo antico di pensare. Il fatto che lei spinga le ragazzine a non darsi, no, sessualmente solamente per sentirsi accettate dal gruppo dei pari, ma a valutare le proprie scelte con la propria testa, a dare il valore giusto ad ogni atto e ad ogni comportamento, che va fatto nella consapevolezza di ciò a cui si vuole arrivare, non semplicemente per essere accettati da un gruppo che impone delle regole che non sempre sono delle regole che portano alla crescita personale. Franco, tocca a Considera, scusa Rossella, co considera quanto lei ha anticipato quello che ora, con un termine diciamo generale, diciamo il villaggio globale, e quanto il discorso dell'immagine sia oggi considerato, anche quando si fanno rivendicazioni di ordine appunto al femminismo, ma anche per altro, cioè il condurre per mano queste due bambine senza essere lasciandole praticamente in quella che è la loro giusta le giuste tappe della loro vita e della loro crescita, no? E guarda, è recentissimo, non so dove l'ho letto ieri, avantieri, e ho pensato proprio ad Adele. Adesso in quello che è il villaggio globale, in quella che è l'immagine di per esempio, di un talento, di una giovane, che so, cantante piuttosto che una giovane attrice, cioè di una ragazzina, quindi di un adolescente che si rivela talentuosa per una sulla musica, sulla scrittura, un'attrice, eccetera. Qua, notate quanto è veloce la trasformazione che avviene attraverso delle persone che la seguono e che comunque guardano a un altro tipo di obiettivo, che peraltro è quello che vorrebbe anche la ragazzina nei giusti tempi, e come la freschezza, la bellezza, la naturalezza di una giovane donna venga manipolata anche da un punto di vista fisico, no? Che so, il cambio dei vestiti piuttosto che un trucco di un certo tipo, piuttosto che un acconcio di un certo tipo, no? Tutto questo non ha a che fare con nulla di quello che dovrebbe essere un percorso al femminile, un percorso al maschile. Attenzione, perché qui purtroppo ora non possiamo più parlare neanche come dire, di rivendicazioni esclusivamente femminili. Qui è la questione essere umano che e la manipolazione all'interno di un villaggio globale che ci impone delle regole, si salvi chi può. Ecco, cioè noi ancora quando parliamo delle grandi attrici le vediamo in un percorso che comunque mantiene quella che è la loro, tra virgolette, per semplicità, bellezza anche nella sua svolgersi. Però
questo non lo vedi più, no? Quando tu hai un'orecchia di 16 anni la rivedi dopo 3-4 anni, è già irriconoscibile, già, ecco, cioè, tutte queste cose sono importantissime. Adele le aveva anticipate quando tu hai detto giustamente, lei aveva tirato fuori determinati. Allora, io che già sono di un'altra generazione, all'epoca la mia battaglia era che dovevo essere uguale agli uomini. Poi sono passati 20 anni prima di capire che non volevo essere uguale a un uomo. Però il mio percorso di persona impegnata anche politicamente è che dovevo assomigliare a un uomo in quella che era la mia vita attiva, in quella che era la mia vita lavorativa. Poi ci ho impiegato un po' di tempo. Ecco. Questo tipo di percorso, secondo me, è fondamentale che si faccia in generale. Ora vale ovviamente per tutti gli esseri umani. Franco. Ci sei? Ci sono. No, stavo ricordando una cosa che a proposito di modi di definire Adele Cambria, no? Proprio di questi giorni, appunto, la scomparsa di Carla Fracci. Allora, nel suo periodo meneghino, Adele, quando era al giorno assieme a gente tipo Luciano Bianciardi, Giorgio Bocca, Gaetano Feltra, Pietro Bianchi, lei era stata è entrata al giorno appunto quando fu fondato e frequentava la casa di Beppe Menegatti e di Adele Cambria e di Carla Fracci. Erano diventati amici al punto che quando lei subì il processo appunto per quel famigerato articolo di lotta continua sul commissario Calabresi, quando lei si recò al tribunale a Palazzaccio a Roma, a Piazzale Clodio, le uniche due persone che accorsero per assistere appunto alla sua a questa fase processuale in Piazzale e furono proprio Beppe Menegatti il suo già ex marito Bernardo Valli, perché come diceva prima Antonella, il matrimonio con Bernardo Valli durò pochissimo, però poi il rapporto insomma continuò nel tempo. E mi ricordo la cosa che lei raccontava, che a un certo punto lei arrivò con la sua 500 a Piazzale Clodio, ma tranquilla, come se niente fosse. In realtà lei era il direttore responsabile di Lotta Continua, per cui era la principale imputata. E praticamente a un certo punto vide tutte le camionette della polizia, gipponi di carabinieri, e a un certo punto cercava il posto, ha lasciato questa 500 come faceva lei di solito, l'ha parcheggiata nel modo più assurdo possibile. A un certo punto le sono arrivati addosso dei graduati dei carabinieri, tra cui un colonnello dei carabinieri che la conosceva perché lei aveva seguito un fatto di cronaca quando era il Messaggero e quindi la conosceva bene, e allora la scortò insieme a tutto un codazzo di carabinieri fino a dentro. A un certo punto la prima persona che gli venne incontro fu Beppe Menegatti, che lei non si aspettava che fosse addirittura, che giungesse addirittura da Milano a Roma per assisterla moralmente, e allora la definì davanti a tutti, la definì Stella Rossa di Paillette, perché lei era appunto era nei salotti, era comunque, voglio dire, sempre molto molto ben accolta. E però logicamente la sua impronta rossa non gliela negava nessuno. Ci sono tantissimi, vedo che si susseguono, no? I ricordi e gli episodi con questa donna. Oppure quando per esempio ci raccontava delle litigate tra Elsa Morante e Alberto Moravia, praticamente Elsa Morante Alberto Moravia lo combinava, lo faceva come si dice in dialetto pezzavecchia. Infatti quando Adele ha definito Antonella Elsa Morante, gli ho detto: oddio, speriamo che non mi tratti come Elsa Morante trattava Alberto Moravia, perché sarebbe stato un bel guaio per me. In quella intervista definì Moravia, perché io dissi forse la Morante lo trattava male perché insomma lui non è che si comportasse, no, ma lui era un libertino letterario, così lo definì, cioè
più fumo che arrosto, probabilmente. Esatto, infatti. L'uomo che guarda. Certo, Lei, tra l'altro, Rossella, aveva anche una memoria straordinaria, perché considera che lei era una giornalista comunque di cronaca rosa, eccetera, dotata di una memoria sulle date, sulle persone, eccetera. E ci teneva molto a quando qualcuno le affibbiava un aggettivo, un termine. Allora, quando Franco ha citato le 8 dimissioni e mezzo, perché lei si è dimessa per 8 volte e mezza da direttore di No, giornale, 9 volte, 9 volte. allora, una, 9, 9, gli è rimasto impresso un aggettivo assolutamente dispregiativo, ma che comunque per lei era rappresentativo di come fosse stata liquidata da chi non capiva un tubo della sua, come dire, apertura mentale e anche della sua estrema correttezza. E allora le sue divisioni, adesso non mi ricordo chi le definì, comunque lei diceva sempre, le definirono dimissioni umorali, cioè nell'umorale c'è tutto un mondo del femminile, no? Di quelli quando devi liquidare una donna, diceva, sono umorali, e quindi lei lo ripeteva continuamente, non è che stava lì a raccontare gli episodi un po' più terra terra, lei utilizzava questo aggettivo che gli avevano affibbiato e lì c'era tutto un mondo, no? Tornando al libro, volevo segnalare una cosa, secondo me è un grande pregio di questo testo, la bibliografia. C'è una bellissima bibliografia a supporto delle tante citazioni fatte nel testo. E una cosa mi è piaciuta moltissimo, perché in realtà in questo libro si cerca anche un po' di spiegare il passaggio, correggetemi se sbaglio, da un mondo dove l'elemento principale era la dea madre, ad un mondo patriarcale. E nel parlare di Atena con le ragazzine, commentano entrambe, insomma, che questa dea un po' bacchettona, che fosse tanto simpatica né alle bambine né ad Adele, che però dice di aver cambiato idea dopo aver letto quanto scritto su Atena da una studiosa inglese, Jane Harrison. Secondo lei, Atena, come la conosciamo, era stata concepita nel passaggio dal mondo delle madri a quello dei padri, per giustificare il patriarcato. Gli uomini dovevano creare un'immagine capace di dimostrare che la saggezza, un tempo appartenuta alla grande dea, non poteva che nascere dalla testa di un uomo, anzi dal re supremo degli uomini, Zeus. E Atena era la dea della sapienza per definizione, partorita da un cervello maschile senza alcun bisogno delle madri. Questa spiegazione rende, secondo me, benissimo il senso che il mito, il peso che il mito ha avuto nella storia degli uomini, di come sia stato usato per spiegare e giustificare tante cose. Mi hanno divertito davvero, no, più che divertito, mi hanno fatto capire bene tantissimi passaggi culturali del mondo occidentale, le cose che lei è andata a sviscerare richiamando tutti questi autori. Che ne pensate? Lei ama Io molto, per esempio, penso. Christa Wolf, riporta Esatto. il mito di Medea, non solo. Tutto ciò che lei di più drammatico richiama e ricerca nel mito, poi lo cala nella realtà di alcuni episodi di cronaca che si sono verificati proprio durante quel viaggio. Io credo che lei avesse fatto una meravigliosa sintesi di quella che è una storia orale che spiega il mondo e come va e come andava, rapportata alla quotidianità e perpetuata
nelle varie epoche, no? Questo discorso del mito che anche, come dire, schiaccia l'occhio alle donne che comunque comandano e scatenano tempeste di tutti i generi, dalle guerre a quello che è, però poi a un certo momento il mito arriva e dice: ok, ma ora qua è una questione di uomini, spostatevi, eccetera. Eppure il mito è pieno di donne che comunque, forse probabilmente il mito è pure che sono yin e lo yang, il chiaro e lo scuro, non c'è una donna, un femminile, non c'è un maschile definitivo, c'è un insieme di cose. Io ho sempre amato il mito e sostengo che lei, per esempio, cita. Ha un nome difficilissimo, ma io ho avuto modo di leggerlo tanto a Caroli Chereni, che secondo me anche lì, sul mito, per esempio, come dire, sul mito dionisiaco, ecco, non so se sia mito, insomma, su Dionisio. Dionisio e su quello che avviene attraverso determinate situazioni del Dio Dionisio, di Bacco, eccetera, e lì pure si parte da un discorso maschile dove le donne vengono lasciate da parte e poi invece vedi che le donne vi partecipano sotto mentite spoglie. E lo stesso vale con Atena, cioè praticamente secondo me Atena era la classica, come dire, donna che guardava in tralice e che poi raccoglieva le fila di tutto. E lei cita ovviamente Christa Wolf, anzi, c'è nel libro in esergo proprio una citazione bellissima, cioè dalla Medea di Christa Wolf. Vabbè, Christa Wolf lo sappiamo, poi era, voglio dire, visse il nazismo, scrisse delle cose anche. Adesso non mi ricordo l'altro libro su Cassandra, ma veramente dei libri straordinari. E però c'è questa frase che adesso io non mi ricordo, chiederò a Oriana se era una delle ricerche di Adele fra le tante, perché fu scelta questa, ma io la trovo straordinaria perché ci indica allora questo bellissimo passaggio tra il mortale, no? Gli uomini, le donne, i mortali. E questa ricerca del mito quando tu non ci sai arrivare, no? A una cosa. Siamo noi che ci degniamo di scendere fino agli antichi o sono loro che vengono a noi? Comunque fa lo stesso. È sufficiente tendere le mani, passano dalla nostra parte con facilità, ospiti, ospiti, estranei ma uguali a noi. Io trovo che sia straordinario. Ed è poi, appunto, vabbè, anche se poi la Medea di Christa Wolf si distacca molto dal mito, eccetera, ma trovo che questa veramente sia, alle volte quando noi pubblichiamo dei libri, è normale, insomma, dedico il libro alle persone più vicine, eccetera, la scelta di una frase tratta da una nostra lettura o da un libro che ci è piaciuto particolarmente o qualcosa che ci ha colpito. Secondo me è fondamentale quando avviene, non avviene sempre, però indica veramente che tu hai pensato a quel lavoro che poi hai consegnato alla casa editrice in un modo, come dire, quasi aiutato, quasi, come dire, portato, sollevato da quelli che prima di te hanno scritto. Adele aveva sempre questa cosa della scrittura, diceva sempre. Chi scrive e scrive libri per chi li scrive, perché non può fare a meno di scriverli, e cioè è proprio una battaglia quotidiana per chi fa questo tipo di mestiere. E credo che anche il fatto di avere in aiuto una frase che ti possa, come dire, fare da Caronte in questo tuo percorso, no? Nei boschi narrativi è bellissimo. Io tengo molto a questo e quando mi accade, anche se siamo una piccola casa editrice, ma insomma, anche leggendo altri libri, che grazie al cielo leggo pure altro, trovo che quando mi imbatto in una frase che mi
che mi apre un mondo. Intanto che comincio a leggere un libro, per me è una cosa importantissima. Il nostro padrone di casa. Si accende il microfono. Il padrone mi sembra eccessivo, che qua la casa è unica. Allora, stavamo dicendo, c'è un aspetto, per esempio, qualche cosa di Adele Cambria sul carattere dei calabresi che non è stato detto e che secondo me è il caso di sottolineare. Adele, quando si riferiva a noi altri conterranei, diceva spesso che noi abbiamo dentro un cattivo umore, un pessimismo, da cui stare lontani. Sapete nulla di questo? Beh, forse Franca e Antonella, chissà se hanno qualche episodio che ci possa illuminare su questo suo modo di considerare i conterranei. Beh, considerate che Adele era molto snob, molto, molto snob e aristocratica, voglio dire, quindi era di bocca buona, prendeva le distanze da certi atteggiamenti e da certe cose, quindi, chiaramente, insomma, sapeva essere anche molto dura nel giudicare le persone. È chiaro che poi alla fine noi qua siamo sempre a dibattere, a discutere se i nostri veri antenati siano stati i greci piuttosto che i latini, piuttosto che i bizantini, piuttosto che gli aragonesi, piuttosto che i normanni. Alla fine siamo degli sfigati incredibili, perché a noi le dominazioni e le occupazioni hanno prodotto solamente distruzioni e fratture antropologiche, socio-antropologiche, mentre per esempio in Sicilia hanno lasciato vestigia ricchissime, cioè, e hanno creato anche una stratificazione di civiltà, da noi hanno lasciato solamente rovine, per cui alla fine forse l'unica, ci vogliamo scrivere come discendenti dei greci e parliamo tanto della Magna Grecia, ma poi alla fine, se vogliamo, noi della Magna Grecia non abbiamo fatto altro che un sarcofago nel quale ci siamo rinchiusi e non abbiamo saputo trarre nulla, per cui alla fine siamo un popolo di sfigati, se questo ce lo possiamo dire, visto che siamo tra di noi ce lo possiamo dire. Lei era molto consapevole di questo, tanto è vero che io ho avuto qualche difficoltà di convivenza in redazione con lei, perché siamo stati assieme anche nella redazione del Domani della Calabria. Io ho fondato allora il Domani della Calabria insieme a Guido Talarico, Annuccio De Fazio, e sia io che Guido conoscevamo Adele. Guido la conosceva per frequentazioni romane, io per vecchia amicizia, e l'abbiamo invitata a collaborare con noi. E non vi dico, in un giornale regionale ospitare una come Adele Cambria è stata dura, perché lei prendeva la frusta e fustigava, una bellezza. Non era affatto clemente, non era affatto indulgente nei confronti dei calabresi. Proviamo a vedere se ci sono domande da parte di chi ci sta seguendo. Franco, sai qualcosa dei nostri amici di Facebook? Ci sono un'osservazione di una Simona Masciaga che dice: ma Zeus aveva inviato a sua moglie Metis, dea della saggezza. E quindi il mito va preso, no? Ha tante teste, ha tanta interpretazione, cambia continuamente, gli stessi personaggi si ritrovano in delle situazioni e in miti completamente differenti. Quindi, come dice sempre Adele Cambria in questo bellissimo libro, i miti non hanno regole, non hanno spazio e non conoscono tempo. Per cui tutto noi possiamo perdonare alle variazioni, alle variabili che gli antichi hanno così bene costruito per noi, in un racconto che resta da secoli e secoli e secoli. Pensiamo a Omero, o chi per lui,
che in due opere gigantesche, qualche migliaio di anni fa, aveva già narrato tutto il narrabile, che se gli scrittori non pensassero che si possono narrare le stesse cose in modo differente, avrebbero già iniziato, smesso di scrivere prima ancora di cominciare. Io penso che siamo arrivati al termine di questo nostro incontro, possiamo concludere. Cosimo, vuoi concludere tu? Allora, mi veniva da dire qualcosa in merito alle ultime parole di Rossella, e sono queste le parole che mi vengono adesso, che la nostra cultura, il nostro essere uomini e donne è fondato sul mito, e quindi le nostre pulsioni, il nostro pensare, il nostro modo di pensare addirittura, in un modo o nell'altro ce l'abbiamo, è stato, come si dice, innestato nella nostra testa, ed è difficile cambiarlo. Quindi, piaccia o non piaccia, noi i conti con questa storia li dobbiamo fare, e guardare la nostra storia con un occhio molto critico, non critico, molto critico, se vogliamo che ci sia davvero un cambiamento in positivo. Comunque, per me il fatto di aver presentato Adele Cambria questa sera, ricordato Adele Cambria, è un fatto importante. Un fatto importante intanto perché ricorda una delle prime giornaliste calabresi, che possiamo dire, oltre ad essere scrittrice, era anche attrice, era anche giornalista. Quindi una personalità che viene fuori dalla Calabria e si porta dietro quei miti. Anche a lei, piaccia o non piaccia, quella costruzione mentale è nata qua, seguendo delle vie sconosciute che noi sinteticamente chiamiamo miti. E poi non mi resta che salutare tutti gli amici che ci hanno seguito e quelli che ci seguiranno, perché poi in differita questa cosa andrà su YouTube. E ricordando che nel mese di giugno ALB organizzerà una successione di 3 serate di autori sidernesi, che dal titolo I venerdì del giugno sidernese. Ma di questo vi terremo al corrente, e quindi rinnovo i saluti a tutti. Ringrazio Antonella, ringrazio Francesco, ringrazio Rossella Scherla, ringrazio Franco, che è il nostro tecnico del cuore, e in ultimo non mi resta che rinnovare i saluti. A presto, alla prossima. Grazie a tutti. Venerdì 11 il primo incontro. Venerdì 11 il primo incontro dei giuri. Venerdì letterari sidernesi. Sì. Grazie Franco per avermelo ricordato.